Bruno Paes, lo stabilimento Raggio di Sole a Lido, viabilità, posti auto, pulizia delle spiagge, mare, quest'anno contestate molto l'amministrazione comunale, perché Bruno? Non puoi non contestarla, chi ti toglie il pane, scusa, se mi portano via i parcheggi, da qui davanti, dove la gente normalmente parcheggia, per trasferirli in Viale Europa o dove vogliono trasferirli, dove già è pieno tra residenti e quelle che hanno le seconde case. E mi togli una, già mi, hai fatto, mi ci hanno fatto questo, questa pista ciclabile che è immensa, secondo me inutile. Si poteva avere pista ciclabile, parcheggi e tutto quanto ottimizzando gli spazi, come all'inizio noi avevamo già preventivato. Pulizia degli arenili, basta guardarsi intorno, le lamentele della gente che ci ferma sono a decine ogni giorno, alla fine sei anche stufo di rispondere alla gente. Se mi tengono i parcheggi, io poi qui vengo molti gente disabile, io non ci vengono più, me l'hanno già detto, io cosa vengo a fare in questa città dove non trovo un parcheggio, devo girare tre quarti d'ora per trovare un parcheggio, poi chiaramente uno si stufa e se ne va via. Ma questo lo dico io, ma lo dicono tutti, anche la gente comune, quelli che vengono, gli utenti, si sono davvero stufati di questa situazione qua, non ne possono più. Poi la pulizia delle strade, guarda, ci sarebbe da fare un elenco interminabile, da scrivere un enciclopedia, autobus che non ci sono fermate, quelle che passano in Viale Europa, che non passano mai, quando passano in Viale Europa, niente, non ci sono neanche i punti dove potersi fermare autorizzati. Io ho parlato con un autista e mi ha detto: io se non ho un'autorizzazione di fermarmi qua, io non mi piglio la responsabilità di far scendere la gente dall'autobus. Giustamente, io non pago di tasca mia, mi diceva quello lì. E quindi qui una lamentela generale, ma generale e generalizzata. Sono sconvinto che gli altri diranno più e meglio di me di questa situazione qua. Siamo proprio disperati, metteremo le barricate, le macchine ferme della strada. Non lo so cosa dovremmo fare, tipo un'ottava, andremo in giro anche noi con i black box a fare casino, cosa ti dico? Il numero dei turisti, se dobbiamo fare una prima analisi rispetto agli anni passati? Guarda, tra traghetti, i prezzi, guarda, pensa un po', li abbiamo tenuti, quello, i prezzi dell'anno scorso è anche un po' diminuiti, proprio per venire incontro alla gente, ma la gente se non ha i servizi, se parcheggia in Via d'Europa a 300 metri, ma cosa ci vengo a fare al mare? Me ne vado in un'altra spiaggia, me ne vado in un'altra città, ma poi guardati un pochino in giro, ma vedi passare biciclette qua? Ne passa una di morto di pappa, se in proporzione passa una bicicletta e 200 macchine, una bicicletta e 300 macchine, non si può andare, hanno sbagliato tutto, ma da suo tempo noi gli avevamo detto che avevano sbagliato tutto, e questa è la dimostrazione, si ferma l'autobus, una colonna interminabile, si ferma il camion dell'immondizia, fila interminabile, se mai di nuovo succede un incidente, qui è il caos. Alghero è una città che cambia, una nuova pista ciclabile, dei posteggi che vengono eliminati dal Lido in buona parte, però vengono trasferiti nelle vie adiacenti. Questo è quello che dice l'amministrazione, un nuovo progetto ad ampio respiro. Un turista affezionato come Carlo, che viene qua da 13 anni, siete contenti? No, mi dispiace, no, per il fatto che la strada l'hanno ristretta, la pista ciclabile era una cosa buona, però non c'era bisogno di farla così larga, primo. Poi, vabbè, tante strutture che non sono state finite d'inverno e vengono fatte d'estate, cioè, è una cosa assurda per noi turisti che veniamo, che non riusciamo neanche ad andare a piedi al centro, perché bisogna camminare sulla strada ed è una cosa assurda questa. Cioè, non lo trovo giusto io. Per quanto riguarda la spiaggia e il mare, come l'avete trovato? Il mare, che il mare non sia molto pulito, non è colpa dell'amministrazione, ma è un po' il maltempo che c'è stato. Però io penso che la spiaggia, le alghe, sarebbe stato compito del comune almeno a venire a toglierle. Poi lo schifo che vediamo qui a Lido, cioè è una cosa assurda. Noi turisti che non riusciamo neanche a farci una passeggiata perché ci si cammina sulle alghe, si affonda sulle alghe, cioè è una cosa che non è accettabile. Infatti io e la mia famiglia ci stiamo pensando al prossimo anno non venire più e non siamo gli unici. Vincenzino è uno dei proprietari di Raffel, uno dei ristoranti, di stabilimenti balneari e bar più longevi del Lido. Che cosa non va? C'è stato un incontro martedì dove vi hanno garantito dei parcheggi a partire dal vostro ristorante sino al Mariposa e degli altri in Viale Europa. Non basta, non sono sufficienti e poi tutto il resto. Non è solo una questione che siano sufficienti i posteggi, basti pensare che una famiglia che è ad Alghero deve venire in spiaggia, deve scendere alle fermate di Viale Europa e venire in spiaggia a piedi, è una cosa insostenibile, non ci sono i mezzi pubblici. Noi continuiamo la nostra battaglia, mancano i servizi igienici sulla spiaggia, siamo stanchi di fare da servizi igienici per tutta la popolazione della spiaggia. Prima della pista ciclabile, cose più importanti erano anche queste. La pista ciclabile ha detto che la fanno a senso unico per una questione
attenzione delle ambulanze e dei mezzi di soccorso. Però la rotonda, la gente deve attraversare in mezzo alla strada per fare la rotonda, lì c'è la garanzia della sicurezza per le persone. Hanno molto a cuore queste cose qui. È una cosa che non è sostenibile. Anche se noi, fra virgolette, possiamo essere privilegiati di avere dei posteggi qui vicino, i nostri colleghi che sono un pochettino più avanti sono molto, molto penalizzati. E non è giusto. Siamo tutti insieme, viviamo tutti in Via Lido e siamo tutti compatti per questa battaglia. È una cosa che non doveva essere realizzata. La pista di soccorso la potevano far passare da Via Europa tranquillamente, è molto ampia, polisoccorso 118 sono alle nostre spalle, potevano utilizzare Via Europa come pista per le ambulanze e mezzi di soccorso. Abbiamo ascoltato i ristoranti, i balneari, i bar, però c'è anche un tabacchino di Via Lido molto trafficato durante la stagione estiva. Come avete preso? Siete contenti della rivoluzione del traffico di quest'anno? Beh, sinceramente no, anche perché comunque il nostro flusso, diciamo, avviene la mattina, l'andata verso il mare, quindi ci penalizza, ovviamente ci penalizza, ma poi diciamo che anche il fatto che vogliono togliere i parcheggi, se avessero loro programmato, diciamo, prima un'area parcheggi con dei servizi, con le navette bus che vanno avanti e indietro e portano le persone ogni 10 minuti sulla spiaggia, perché qua manca anche il servizio dell'autobus perché passa ogni ora, quindi la gente si lamenta, comunque i turisti vengono da noi a lamentarsi, non vanno lì in comune a chiedere come mai. E ne risente anche la clientela in qualche modo? Cioè i numeri sono diversi rispetto agli anni passati? I numeri sono diversissimi, sì, perché un'attività come la mia ha necessità della sosta breve, perché io vendo riviste soprattutto e sigarette. Quindi se tu mi elimini anche la possibilità di parcheggiare qua davanti, la mia attività è destinata a morire. A morire. E noi non ce lo possiamo permettere, perché noi qua abbiamo investito soldi e risorse anche fisiche, se vogliamo, perché io sono qui da 20 anni, non capisco perché adesso mi trovo all'improvviso tutto stravolto.